Buonasera cari telespettatori e benvenuti a Coccobello. Oggi trasmettiamo la puntata dallo chalet La Tartaruga di Tortoreto Lido. Siamo sul litorale adriatico in provincia di Teramo. Abbiamo con noi l'amico La Frocia Giuseppe, che è il cuoco della Tartaruga da ben 9 anni, vero Giuseppe? 9 anni. 9 anni, tu dalla Basilicata sei partito con la valigetta e sei arrivato qui per lavorare con l'amico Paolo Cibene, che è il titolare dello chalet della Tartaruga. Giuseppe, come va la stagione? Guarda, questa stagione ci aspettavamo che andava un po' peggio per quello che è successo dopo la pandemia, però per fortuna va tutto bene, si sta lavorando, stiamo facendo del nostro meglio, anche abbiamo rinnovato pure un po' la cucina, i nostri piatti, abbiamo rivisitato. Quindi avete investito? Investito. E sia qui, in cucina sia all'esterno, vediamo che la sistemazione, ci siamo un po' allargati, ho visto, abbastanza. Quindi diciamo che posto ce n'è e lavorare anche, si lavora bene, vedo che c'è molto traffico, no? Sarà anche il contesto, oggi fa caldo, una bella giornata, però gente ce n'è e questo fa piacere. Ho visto, subito ti chiamo, ti faccio una domanda, ho visto che sfornate anche il pane. Sì, il pane lo facciamo noi. Caspita. Una cosa. Ma lo fa, diciamo, voi ammassate, sì, lievitate, sì, e poi quindi e tutto il procedimento. Giorno per giorno, tutti giorno i giorni facciamo quello che si consuma giornalmente, diciamo. Ho capito, ho capito. Ho visto anche che c'è anche una pizzeria al taglio, sempre di roba, sì, vostra. Noi la pizzeria la usiamo, facciamo la vetrina la mattina per il bar. Quindi è una pizzeria che lavora, non dico 24 ore su 24, ma sì, 18, diciamo, su 24. Dà il servizio dalla mattina presto fino alla sera a mezzanotte, diciamo. Quindi è sempre attiva, quindi ci, sì, vuole personale, sempre, diciamo, arrecchierette. Da starrocchierette! Come sì, si dice qua? Si deve stare sempre sul passo. Bravo, bravo. Oggi la cucina che cosa propone? Guarda, noi giornalmente ci portano del pesce fresco che viene da San Benedetto. Quindi la classica asta delle 3:30 della mattina. Sì, noi diciamo che facciamo un menù giornaliero, anche turistico, per, certo, certo, nel senso, per accattivare per il cliente. Bravissimo. E poi abbiamo il nostro menù alla carta che ci sta, diciamo, dai crudi agli antipasti, ai primi, secondi. Tutta roba, nel senso. Quindi siete pronti a 360 gradi? Sì, diciamo che noi facciamo il pesce in primis, però come carne, per accontentare un po' tutti, è facciamo chiaro, un po' di arrosticini, anche, qualche tagliata e qualche primo di carne. Quindi c'è sia una risposta di mare che di montagna, anche se. Sì, siamo, anche se prevale il pesce. È chiaro. Hai paura di questa variante Delta, ma così brevemente? Sinceramente no. Cioè, ti sono passato. A parte mi sono vaccinato, ecco, però appunto. Dici che il vaccino non fa niente, quindi. No, però sensibilizziamo tutti, anche quelli che non la pensano come noi, lo so, a vaccinarsi, perché ricordiamo, lo so che il vaccino non si sa che cosa ti inietta, per l'amore di Dio. Tutto, però il vaccino è importante. Sicuramente. Perché almeno cercheremo di uscire il minor tempo possibile da questa, situazione. Anche perché mettete caso, no? Che dovessimo tornare gialli, no? Il povero Giuseppe dà una cucina che offre il pesce tutti i giorni, la cucina non offrirà il pesce tutti i giorni, perché logicamente si andrà incontro a restrizioni, a situazioni di crisi. Ma siamo tanto belli liberi, tranquilli. Evitiamolo, no? Che dici? Sì, anche sì, per un'attività, no? Se oggi è domani si tornasse in giallo sarebbe una catastrofe, una perdita di denaro, non indifferente, ma non perché purtroppo siamo figli delle stelle. Va bene, Giuseppe, noi ti lasciamo lavorare. Grazie. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la stagione. Crepi. E ci vediamo un video del nostro TikToker Matteo Racis. Ciccia Wecuna! Ciccia Wecuna!
Salve, è un piacere conoscerti. Ciccia al culo. Ciccia al culo, eh? Ace Ventura, la chiappa animali. Come vi va la vita, eh? Yeah, certo che va bene. Scusa, ti si vedono le palle, ciccia al culo. Ed eccoci rientrati in studio. Siamo con Cristian Scipioni, responsabile di sala dello chalet La Tartaruga di Tortoreto Lido. Buongiorno Cristian. Buongiorno caro, buongiorno. Allora, mi dicevi che il tuo percorso è stato fuori, anche se sei di Tortoreto, sei stato 25 anni sul lago di Garda a Sirmione e poi sei rientrato in Zede, e giusto? Poi sono ritornato all'Ovile. Sei tornato all'Ovile. Che ricordo hai di sto lago di Garda? Fantastico, business a tutta forza, grande lavoro, grande professionalità e aver imparato tutto per tornare qua e metterlo a disposizione della nostra costa. Sei partito, eri un ragazzino, mi hai detto. 19 anni, stavi raccontando. 19 anni. Valigia di cartone? Valigia di mezzo cartone. Dai. Valigia di mezzo cartone, in plasticatura. In plasticatura. Diciamo. In plasticatura. Io valigie di cartone, un po' moderno, un po' signore. E sei tornato però con una ricchezza di aver acquisito una professione che in questo periodo, soprattutto quest'anno, abbiamo avuto a che fare con numerosi annunci che non si trovava personale, è vero? Sì, forse. Purtroppo la generazione nuova non vuole lavorare, gli piace stare a spasso. Diciamolo che si sono registrati numerosi casi in cui la gente preferisce prendere questa famosa disoccupazione che preferire lavorare, è vero? Sì, purtroppo sì. I giovani d'oggi si agitano, protestano, chiedono, esigono. Insomma, sono insoddisfatti. Ce lo dicono le immagini della televisione, le voci della radio, ce lo ripropongono quotidianamente i giornali. Ma cosa avranno nella testa i nostri giovani? Cosa vogliono? Vogliamo inserirci nella società! Quindi nell'ambito della ristorazione si è riscontrato questo problema. Anzi, numerosi balneatori si sono trovati anche, diciamo, persone di primo pelo, se così si può dire. Sì, purtroppo sì, purtroppo qualcuno, sì. Qualcuno si è affacciato a chiedere lavoro oppure... No, qualcuno si è affacciato, per fortuna abbiamo trovato bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare e ringraziando Dio ci siamo sistemati per la stagione. Quindi qui alla Tartaruga lo staff è com'è? Sono bravi? Bravi ragazzi, tranquilli, educati, hanno voglia di lavorare, fantastico, siamo stati fortunati per fortuna. Quindi ringraziando tu sei tranquillo? Diciamo, siamo tranquilli, siamo tranquilli. Coperti, noi siamo coperti. Sei coperto, tranquillo. Com'è Paolo, come boss? Tranquillissimo. Tranquillo? Molto tranquillo. Ci si può parlare? No, perché si può parlare. Grosso, non è che... No, è grosso, ma è tutto apparente. Ci si può parlare, ci si può ragionare, si possono trovare quindi dei punti. Quindi un gigante buono. Un gigante buono. Poi c'è il responsabile che è un grande diplomatico. Quindi tu fai la trade union tra i dipendenti e lui, capito? Gli diamo bastone e carota un po' a tutti. Ah! Capito? Senti qua, la stagione come va? Parlavo con il cuoco Giuseppe, che ho capito che è una persona brava e competente, e mi diceva che si sta lavorando bene. Sì, ringraziando Dio si lavora bene. Pranzo e cena si lavora, poi il locale ormai è un locale affermato, di qualità, ogni anno si rinnova, ogni anno cresce la qualità dei prodotti, quindi il locale ormai è un pianta stabile sul mercato. Quindi locale che va, locale che è... Tortoreto come la vedi quest'anno? C'è il classico turista che viene oppure più sullo stanziale, sull'abruzzese? No, ci sono un sacco di turisti. Poi qua da noi, nella zona nostra, hanno comprato molti, hanno comprato casa. Quindi ci sta un sacco di movimento straniero, poi ci stanno un sacco di stranieri mo adesso. Stranieri? Parecchi stranieri, sì. Da dove vengo? Qual è? Ci sta Belgio, Francia, Svizzera, ci stanno un sacco di argentini, venezuelani. Addirittura, dal Sud America. Sud America, un sacco di sudamericani. Sì. Quindi la tratta, diciamo, a Panama, Tortoreto è... Tuttavia, andate al ritorno diretto. Va bene. Ti ringrazio. Amico Cristian. Noi ti ringraziamo, ti lasciamo. È stato un immenso piacere, grazie di tutto. Buona giornata. Ciao giovanotto. E attenzione al microfono. Sentate la portiera. Manca me ne rimane. Ciao caro, buon proseguimento. Ed ecco a voi DJ Naomi. Ciao a tutti, oggi vi presento una sequenza mixata di 4 brani di questo 2021. Iniziamo con San Giovanni, Malibu. Buon ascolto.
Andiamo con Tancredi Las Vegas. Andiamo la 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 la. Andiamo a Las Vegas. Meglio te la 5 star. Senza amore, no, magari vediamo un po' e ci sposiamo anche per sbaglio. Chissà se a Las Vegas ci prendono per due star. Senza amore, no, magari facciamo l'ora e ci compriamo un caravaggio. E sei ancora quello che fuma in un bar. Tu sei messa un'altra volta fuori in casa. E ti ho rubato dalla strada una collana. Spero che ti piaccia veramente. Non capisco se vuoi stare insieme. Se vuoi fare mai e fare bene. Vieni con me di questa sera. Adesso andiamo con Rocco Hunt, Anna Mena, Un bacio all'improvviso. Il vento dell'estate ti riporta qui da me. Voglio dirti che alcune cose accadono e non sai che c'è un perché. Un bacio all'improvviso. Vediamo alla prossima puntata di Cocco Bello, diamo la linea a Stellina, ciao a tutti! Ed eccoci qui, siamo con Gianmarco Grossi, pizzaiolo dello show della tartaruga. Buongiorno Gianmarco. Buongiorno a voi. Ti vedo un po' pallido, che hai fatto? Ho fatto il vaccino proprio ieri. Guarda, se vai là in cucina, dentro il cassetto, c'è stata la tachipirina 1000, quella è una schioppettata. Stanotte ti fa una bella sudata, domani non c'è più niente. Devi fatti il vaccino, si vedeva, si è imbottito. Però logicamente il vaccino si deve fare. Prima ne parlavo col tuo collega Giuseppe, il cuoco, e diceva facciamoci il vaccino perché almeno siamo tutti belli, sereni e tranquilli. Certo. Continuiamo questa stagione perché attualmente siamo buon giambato, no? Certo. Come tu ben sai, si sta ingiambando, ma non la dobbiamo fare ingiambare. Come vanno le pizze? Quante pizze fai al giorno? Beh, al giorno più o meno facciamo sulle 160-180 pizze. Quindi diciamo che va bene, certo. va bene, un bel lavoro alle spalle, voi fate tutto il procedimento, immagino, giusto? Sì, dagli impasti alla stesura, alla farcitura, la cottura. Quindi tutto. Poi mi diceva anche il cuoco, e fate pure il pane. Sì. Quindi proprio tenete in mano il locale a 360 gradi, giusto? Certo. Giusto? Sta spiaggia di Tortoreto, com'è? Ti piace? Tu è il Bellissimo. Secondo anno che stai qua. La spiaggia di Tortoreto penso che sia una delle più belle. Perché? Perché abbiamo una pista ciclabile bellissima, ci sono anche dei parchi, degli spazi verdi. Abbiamo dei giochi per i bambini, c'è un po' di tutto.
c'è un po' di tutto. Senti qua, tu sei di Tera, no? Di sì. San Nicolò, da quanti anni che sei qui? Che lavoro? Sono qui? Due anni, ma sto Paolo, no? Cioè è bravo. Paolo è veramente una bravissima persona. Quindi è bravo, tutti quanti davanti alle telecamere, tutti bravi a parlare bene del capo, no? Poi voglio vedere, guarda, io lo vedo grosse cose, io Giovanni paura. Lo conosco da una vita perché giocavamo a calcio insieme, lui portiere, io pure, siamo sempre scontrati. Certo. Però c'è stato sempre un rispetto a una persona bravissima. È molto bravo. È bravo. Come lo gestisce sto stabilimento? Lo stabilimento lo gestisce penso alla grande. Quindi è bravo. È bravissimo. Una persona di cuore. Tu a me, no? Tu sì. Come vedi, sono uno che mangia cose. Che pizza mi faresti? La cameriera, arriva sta pizza! La marescia, io ho detto la pizza. Una bella Paolo. C'hai fame, eh? Beh, come pizza ti farei una bella Paolo. Paolo, che ci sta sta pizza, Paolo? C'è base rossa con tartufo, porcini e bufala in uscita grana e basilico. Potrei apprezzare, no? A breve venga a trovare, mi siedo e ce la mangiamo. E ci chiedi una bella Paolo. Brava, una bella Paolo. Fammi una Paolo. Certo. Va bene, noi ti lasciamo andare perché mentre noi registriamo voi vi state preparando trapane, pizza, perché ricordiamo c'è anche la pizza al taglio qui, sì. Quindi forno attivo a 360 gradi. Niente, buon lavoro. Grazie e ci mille. Vediamo su questi schermi. E adesso, dato che mi è venuta un po' di fame, diamo la linea al nostro amico Lorenzo Di Bartolomeo, alias Lorenzo in cucina, per il piatto del giorno. Eccomi Stellina, arriviamo. Oggi facciamo una ricetta che volevo fare da tantissimo tempo. Chi di voi non ha mai mangiato una frittella al mare? E vi siete chiesti, ma come fanno a farle così buone? Ecco, oggi vi svelo la ricetta. È semplicissima e il successo è garantito. Morbide e scrocchiarelle allo stesso tempo sono le frittelle del mare. Eccovi la ricetta.
Vi ho convinto a farle? Bene, allora preparatele e fatemi sapere come sono venute. Se vi siete persi qualche ingrediente o passaggio di questa ricetta, venitemi a trovare sul mio canale YouTube Lorenzo in Cucina e trovate tutto quello che vi serve. Seguitemi sui social, Instagram e Facebook e scrivetemi per qualsiasi dubbio o domanda. Io Stellina ti rimando la linea e ci rivediamo alla prossima ricetta. A presto! Ed eccoci di nuovo in studio. Come sapete, lo studio oggi è lo chalet La Tartaruga dell'amico Paolo Facibeni. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Tortoredo, diciamo chalet sul mare, che funziona, che vediamo che c'è traffico. Dai. La stagione poteva sembrare così, invece poteva sembrare che... stravolta, invece sta andando bene. Sta andando e adesso arriviamo, diciamo, al clou della stagione, perché arriviamo al mese di agosto dove, diciamo, c'è ancora più gente, però per quello che poteva essere invece la stagione sta andando bene. Ho visto tante targhe straniere. Sì. Ci sono turisti. Non sì. Come i tempi d'oro, ricordiamo che a giugno si vedevano macchine, le classiche Golf con la targa Düsseldorf. O Stoccarda, che io mi ricordo che, capito, se ne vedevano a bizzeffe, però adesso se un po' tornato, ho visto qualche targa del Belgio, la Francia, c'è molto, diciamo, turismo su gomma. Sì, dai. Rispetto anche all'anno scorso, dove, diciamo, l'anno scorso era il culo del Covid. L'anno scorso un po' col freno a mano tirato, diciamo. Però dai, quest'anno qualcosa si sta rivedendo, che speriamo pure tutto bene per il resto, quindi... La situazione, diciamo, adesso che... si sta un po', diciamo, mutando, però ne parlavo anche con i tuoi ragazzi, che ci dobbiamo vaccinare tutti quanti affinché... Tu continui a lavorare, perché qua in realtà se si dovesse inceppare la macchina sarebbe un disastro per tutti. Noi facciamo le corna, perché pure per me che faccio le serate, no? Queste grandi serate non ci sono, però già quelle che ci sono poche, teniamoci quelle al costo di non fare nulla, giusto? Assolutamente, assolutamente. Sto Tortoredo funziona, a parte il turismo, così in generale. Tira ancora Tortoredo? Guarda, devo dire che Tortoredo tira perché per un paio di motivazioni. Uno, perché è un paese di famiglia e quindi la famiglia con i ragazzi ha sempre bisogno di svago, diciamo. Certo. E quindi noi, insomma, per già 10 anni siamo bandiera blu e soprattutto siamo bandiera verde, che è quella pediatrica, appunto per i bambini. Certo. E quindi, diciamo, che essendo pure un paese di famiglie, Tortoredo sotto questo punto di vista, ringraziando Dio, non muore mai. Certo, quindi diciamo che Tortoredo, vacanza con la famiglia, tranquilla, poi le orge di ragazzi stanno dappertutto. Assolutamente, abbiamo anche a Tortoredo anche locali che, dove permettono... Esatto. Di avere anche un trascorso per i ragazzi, insomma. Quindi vacanza a 360 gradi. Ricordiamo che noi ci siamo conosciuti sul verde, ma era il verde dei campi dei di calcio. Campi di calcio. Adesso, prima parlando, fuori onda, diciamo, ma calcio fai ancora qualcosa? E lui mi ha detto che assolutamente non vuoi sentire più parlare di Finito. Calcio, assolutamente. Assolutamente. Perché? Anche l'Italia ha vinto gli europei. Ma ben venga. Ben venga. Però quel pallone là, quel pallone sì, l'altro no, basta. L'altro no, l'altro il giocato, dirigenza, allenatore. No. Adesso mi sono dedicato tutto a 360 gradi, quindi al lavoro, anche perché l'età lavoro che... va avanti e quindi sì, c'è quella partita di calcetto. Vabbè, quella che ci siamo fa. Fatti anche insieme qualche settimana fa. Esatto, quindi, esatto. Però finisce là. Calcio finisce è là. Finito. Quello giocato. Prima ti ho fatto una domanda. Hai mai pensato quanto tempo hai perso dietro al pallone? E tu mi guardate come dici, zitto, non me lo dici. Veramente tanto.
veramente tanto, però erano pure altri tempi, eravamo più ragazzi e c'era ancora quella passione, insomma, che il calcio ti trasmetteva. Ad oggi la priorità è un'altra, quindi bisogna guardare oltre. Sì, bisogna avere gli obiettivi giusti da, diciamo, da puntare, da portare avanti. Il target. Che ti aspetti da quest'estate, nel senso per il futuro? Come la vedi? Sei preoccupato? Guarda, non ti nego che purtroppo con il fatto del Covid, sai, uno due domande se le pone sempre. Certo. Però vediamo che sia dall'anno scorso che quest'anno il turismo è prettamente locale, quindi rispetto anche agli altri anni, la gente preferisce restare in loco invece che andare all'estero. Cioè, due soldini li spende qui. Eh sì, dai, io come stabilimento ho avuto un forte incremento per quanto riguarda gli stagionali. Stagionali si intende anche persone che comprano casa. Certo. Quindi certo. Questo vuol dire tanto, perché vuol dire che comunque ci sarà un discorso, quindi, negli anni per quanto riguarda le famiglie, e questo mi fa ben sperare. Si fidelizzano a te, logicamente, se tu... Sì, ma al paese soprattutto, quindi sia a me fa piacere che vengono qui al Tartaruga, ma fa altrettanto piacere, insomma, che possono scegliere Tortoreto come paese turistico. Va bene, Paolo, grazie di averci ospitato. Ma grazie a voi. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il prossimo episodio. Crepi il lupo e grazie. Estiva. Pronto? Nicola? Campanella? Sì, sono Stellina. Sei pronto? Ok, è pronto. Diamo la linea a Nicola Campanella, il nostro agente cosplay. Grazie per la linea, carissimo, e ben rivisti a tutti. Io sono sempre l'agente cosplay N, gestore, organizzatore e management del cosplay italiano in tutta la nazione, dove si svolgono questi bellissimi eventi comics. E dove ci sono i cosplayer, come dicevo nelle puntate precedenti, che sono dei personaggi che interpretano il cosplay. Il cosplay cos'è? È denominato da due parole: cos, costume, play, recitazione, performance. Quindi il cosplayer si mette nei panni di un personaggio a sua scelta, che possa essere supereroe, anime, manga, steampunk e quant'altro, e interpretare nei minimi particolari il personaggio desiderato, con al seguito tantissime persone che ci lavorano o loro stessi addirittura a completarsi, tra sarti, parrucchieri, set fotografici al seguito quando si spostano in questi bellissimi eventi che vi consiglio a tutti di andare a vedere. E bando alle ciance, già vedo l'amico Sedina là che scalpita dietro le quinte. Allora passiamo subito la linea alla carissima e bellissima Bosette. Grazie agente cosplay N di avermi passato la linea. Come potete vedere, io mi sto preparando per le meritate vacanze, però adesso non vorrei perdere troppo tempo e abbronzarmi troppo, quindi vi saluto, ragazzi che ci seguite da casa. Adesso ripasso la linea ad agente cosplay N. Un bacione! Grazie, carissima, bellissima interpretazione. Ok, adesso passiamo la linea al grandissimo, stimatissimo, onoratissimo di essere con voi, grazie a te sempre, Stellina. Ed eccoci tornati in studio, siamo nel nostro studio, diciamo, volante, io lo chiamo perché si muove, vola, qui allo chalet La Tartaruga, siamo con la bagnina di terra. Allo chalet La Tartaruga, Felicetta Mosella. Sì. Felicetta, buongiorno. Buongiorno. Qua mi dicevano che tu apri gli ombrelloni. Eh sì. Ma fammi vedere sto muscolo. C'è. Quindi tu la mattina a che ora arrivi in spiaggia? Verso le 6:20. Mi apro gli ombrelloni, pulisco e poi accolgo i clienti. Quindi apertura ombrelloni, pulizia, passerella. Esatto, piattini fondamentali, che sennò Paolo si incazza. Si incazza, quindi spiaggia bella pulita. Esatto. Mattina, quindi vedi l'alba ogni giorno. Più o meno, mi prendo l'ora più bella. Sì, sì. Com'è stare al mare? Sei da sola ad aprile? No, c'è anche un altro ragazzo. Un altro ragazzo. Alessandro, sì. Quindi sì. In due vi fate questa scorpacciata di ombrelloni. Sì. E poi ti metti a disposizione. Quindi, esatto. Una sdraia. Sì, mi cambi l'ombrellone. Sì, sì. Con la santa pazienza. Vedi qua, essendo una bagnina, no? Perché con gli altri bagnini erano tutti uomini, quindi la domanda è al contrario. Ma a te ti faccio la domanda al contrario.
quante persone ti rompono le scatole al giorno? Ma a livello amoroso, diciamo. Quanti ne hai fatto innamorare? Oddio, non lo so. Non me lo vengono a dire in faccia, fortunatamente, però... Svariati, dai. Un po', sì. Cinque? Non lo so, però l'età è il problema. Ah, è un l'età. Po', sì. Ah, quindi mi stai dicendo che, diciamo, sono più piccoli di te? Ma magari. Ah. Più grandi. Più grandi? Sì. Quindi addirittura i lupi di mare. I lupi di mare sposati. Non diamo riferimento. Non lo so. Insomma, sei... Quindi io sono troppo buona a volte, sì. Capito? Io penso sempre all'ingenuità della cosa, invece ho capito, ci stanno i lupi di mare qua. Vabbè, essendo però una zona balneare, ce lo dovevamo aspettare. Ci sta, sì, sì, me lo aspettavo. Sì. È figlio di marinai, per tutti lui è mobile, di quegli avambracci a tanti spinaci che non credereste mai. Com'è Tortoreto questo periodo? Tortoreto quest'anno è stranamente tranquilla. Tanto tranquilla. Sì, sì. Spiaggia molto tranquilla. Relax, sì, quindi tanto. Mi stai dicendo tanto lavoro. Sì, sì. Però con relax. Sì. Molto sì, vabbè, poi qui non ci sono tanti giovani. Quindi è più da famiglia, esatto, diciamo. Quindi molti marito, bambini, moglie e passeggeri. E bambini. Esatto. E bambini. Quindi va bene. Quindi te la giochi bene, dai, te la giochi bene. Sì, sì. Per il futuro della stagione che cosa ti aspetti? Secondo me agosto ci sarà il un'esplosione, sì, sicuro, come l'anno scorso. Sì, sì. Che l'anno scorso ad agosto, forse perché si è riaperta ad agosto, sì. Logicamente c'è stato un incremento di presenze. Mm-mm. Però ecco, ad agosto, come dici tu, è possibile un boom. Sì, ma sicuramente anche per le prenotazioni, la spiaggia comunque già ne chiede tanto. Teramo ti manca? Sinceramente no. Non ti manca Teramo? No, non tanto. Ma d'estate Teramo, non... no, Tortoreto. D'inverno sì, Teramo tutta la vita, però d'estate no. D'estate no. Va bene, noi ti lasciamo i tuoi ombrelloni, i tuoi lettini, perché grazie. Sicuramente qualcuno ti sarà venuto a cercare. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo grazie. Per il tuo lavoro, per la stagione e ci vediamo sul Super G. Siamo con Noemi Monti, la barista dello chalet La Tartaruga a Tortoreto Lido. Noemi, qual è il cocktail dell'estate? Beh, quest'anno io e le mie colleghe abbiamo creato un cocktail che abbiamo... Voi? Certo. Ah. Personalmente io mi prendo questo merito. Ah, quindi tu. Lo abbiamo chiamato Tartle on the Beach, che è un cocktail che... Tartaruga sulla spiaggia. Esatto, che richiama un po' il Sex on the Beach. Ah. E il nome è preso appunto dallo chalet Tartaruga. Certo. E questo cocktail si compone a strati ed è composto dalla base di granatina e quindi prende il colore rosso. Dopodiché il centro è dato dall'ananas, quindi il giallo, e la parte alcolica è composta dal liquore al cocco, da rum e da blu curaçao, che è un liquore all'arancia. Okay. E quindi rosso, giallo e... Molto libero e molto sciolto, va bene? E blu. Blu. Ed è molto bello ed è molto fresco per l'estate. Quindi un cocktail colorato mm-hmm. che ha trovato successo nei clienti del Tartaruga. Certo. Ho capito. E la mattina? Classici caffè, cappucciotti? Cappuccini da Dio. Cornetti magnifici, li cuociamo noi li farciamo noi. Quindi farcitura, diciamo, a pompa, diciamo. Esatto. Possiamo, quindi col classico baratto di marmellata, cioccolato, ho visto anche il pistacchio. Cioè il pistacchio è buonissimo. Se non erro, quindi preparatissimo. Poi la se mattina, mi stai simpatico, pistacchio Nutella, pistacchio crema. Stessa simpatico. Esatto. A me? A te pure, a te ho tre gusti. Ah, tutto. Tre gusti? Sì, sì. Va bene, Noemi, noi ti ringraziamo, ti mandiamo dietro al bancone perché devi continuare a lavorare purtroppo. E in bocca al lupo per la stagione. Crepi, grazie. Siamo con Riccardo, ciao Ricca. Ciao, buongiorno. Senti un po', com'è sto chalet La Tartaruga? Allora, lo chalet La Tartaruga io ho 11 anni che lo frequento. Ma perché, tu quanti anni c'hai? 11, ah, quindi 12, tu, 12 devo fare quest'anno. Quindi tu da un anno e vieni qua? Sì, io c'ho un anno. E venivi già qua? E venivo già qua. Quindi e... sei un cliente affezionatissimo.
sono stato accolto molto bene e lo ritrovo uno chalet molto bello. Paolo è bravo, è bravo. Bravissimo. È bravissimo. Quindi tu sei di casa qua al chalet d'Artaruga? Diciamo, sì, di casa. Senti un po', qual è la pizza che ti piace di più qua a Tartaruga? La Paperino. La Paperino? Classica del bambino, no? La classica. Patatine, che ci stai? Wurstel. E patatine fritte. È la base, pomodoro. Ho capito, ho capito. Senti un po', ti faccio una domanda. Quest'anno hai fatto scuola sicuramente in DAD, no? Sì, un po' in DAD, un po' in presenza. Ma ti è piaciuta la DAD? Sta DAD. È stata un po' complicata tra la connessione che se ne andava e poi non ti è piaciuto? Non era lo stesso spirito di stare a scuola? No. Un po' complessa. Ma tu hai spento mai la telecamera un giorno e ti hai interrogato? Dimmi la verità. Una volta sì. Una volta, vabbè. Forse pure due. Non temete, bambini, date colpa al vostro Spider-Man se vi salta la connessione. Ma perché non avevi studiato? Non avevi studiato? No, perché io vado più in ansia dalla DAD che in presenza. In presenza te la giocavi? In presenza potevi andare tranquillo, invece in DAD un po'... Ho capito. Vabbè, speriamo che quest'anno però si arriva a scuola, giusto? Speriamo. Va bene, Ricca, grazie di essere stati con noi. Prego. Salutaci mamma e papà, che sono gli amici. Okay. Salutiamo. E ci vediamo sul Super Jeep. Ciao. Coccobello. Ciao. E finisce qui un'altra puntata di Coccobello. Siamo stati allo chalet La Tartaruga di Tortoretolido, in provincia di Teramo. Ringraziamo il titolare Paolo Facibene che ci ha permesso di realizzare questa puntata. Ringraziamo Fabio. Alle riprese tutta Super J, un grande saluto da Stellina, fatti portare, ci vediamo alla prossima puntata di Coccobello.